Musica, pasta party e anche fuochi pirotecnici per festeggiare una riconferma inseguita e sperata, così il sindaco Mario Pupillo e tutta la coalizione hanno voluto dire grazie. È stata la vittoria della città, ha rimarcato più volte il sindaco, che ieri sera è stato salutato e festeggiato anche dal primo cittadino di Ortona, Ezio Di Ottavio, dagli assessori regionali Silvio Paolucci e Marinella Sclocco, dal consigliere regionale Camillo D'Alessandro, che non si è risparmiato in queste lunghe settimane. Ha lavorato con impegno e lungimiranza alla costruzione della lista Lancianovale, che ha avuto un consistente risultato. Beh, è stata una bella esperienza, mi sono immerso in questa campagna elettorale innanzitutto perché credevo che non era giusto che un'esperienza amministrativa vissuta con tante difficoltà dovuta al fatto che si viveva e ha vissuto il peggiore momento finanziario forse della storia d'Italia. La diminuzione dei finanziamenti statali è stata drammatica e quindi era percepita l'amministrazione all'inizio della campagna elettorale come non esattamente era. Poi il racconto, la possibilità di parlare al cuore e non ai calcoli della gente, ha fatto emergere la verità. È stata forse una delle più belle vittorie, non tanto politicamente, ma proprio perché si è detto la matematica è stata battuta, in realtà la gente ha capito dove batteva il cuore. Quindi adesso che cosa bisognerà fare? Ecco, il suo pensiero proprio, questa amministrazione certamente nel segno della continuità, ma dare anche segnali di cambiamento. Io credo che debba dare un segnale di discontinuità dove le cose non hanno funzionato, perché ci sono cose che non hanno funzionato, ce ne siamo, come dire, lo abbiamo approfondito insieme ai cittadini in questa campagna elettorale. Innanzitutto un'attenzione diversa alle contrade, una idea diversa di rapporto tra cittadinanza e amministrazione. Io credo che già queste sono le due leve per far capire ai cittadini che se errori si è trattato, ma non di errori, di diverse valutazioni, perché ci si è chiusi ad amministrare e a fare. Ecco, oggi noi possiamo, come dire, ripartire dagli errori e dalle cose positive, anche perché in questi giorni si sta vedendo qua e là dove Lanciano sta cambiando ed era veramente un peccato interrompere questo cammino. Per quanto riguarda la regione, chiaramente ha assunto degli impegni e uno ad uno li mantiene tutti. Li avrebbe mantenuti anche se a vincere fossero stati gli altri, mi riferisco alla metropolitana di superficie che noi chiamiamo tram treno, comunque il collegamento tra il quartiere Santa Rita e il centro di Lanciano, mi riferisco al Central Park, mi riferisco ad una serie di iniziative anche di mobilità dolce, ulteriore pista ciclabile, che noi abbiamo assunto impegno con atti e li manteniamo puntualmente.